Buongiorno a tutti da Tizana Manifesta. Allora, oggi è una giornata speciale. Speciale perché? Perché oggi è Santa Lucia. Santa Lucia, e quindi faccio gli auguri a tutte coloro che portano questo bellissimo nome. Auguri a tutti. In particolare per oggi la voglio dedicare a una mia grande amica. Ormai la conoscete tutti. Si chiama Lucia, ma porta il nome su YouTube di Lux Gumball. Ormai sapete tutti chi è. È una grande mia amica e dal cuore d'oro, e quindi io voglio dedicargli questa video ricetta. Comunque a tutte auguri veramente per la vostra festa. Allora, vi dico gli ingredienti, vi dico la ricetta di oggi. Sono i fiammiferini di scorze d'arancio candite. Guardate, questi sono 200 grammi di scorze d'arancio fatte a fettine. Mo' vi racconto però che torniamo indietro, eh? 200 grammi di scorze d'arancio, poi 200 grammi di zucchero semolato e 400 grammi di acqua. Allora, che ho fatto? Le scorze d'arancia, prima di tutto le ho affettate tipo singhate con il coltello e ho fatto degli spicchetti, no? Ho tagliato delle striscette poi per andare più comodi perché sennò poi si rompono. Ho fatto delle striscette come queste e l'ho lasciata a bagno per tutta la notte. Però è conveniente tenerlo o tutta la notte o tutta la giornata e la sera poi fate la ricetta. Perché? Perché se state tutta la giornata a portata di mano, voi andate, cambiate l'acqua perché dovrete cambiare l'acqua, altrimenti c'è il marostico dell'arancio. Quindi mi raccomando, o tutta la notte o tutto il giorno cambiando spesso l'acqua. Vedrete che l'acqua diventerà col colore dell'arancio. Poi, adesso per fare la nostra ricetta, un'altra cosa. Se voi volete, se per esempio non avete tanti aranci tutti in una volta, man mano che avete gli aranci, li tagliate le arance, le tagliate a striscette, le mettete nel congelatore e li potete raggruppare. Una volta che avete raggiunto il peso desiderato, potete scongelarli e realizzare la vostra ricetta. È molto semplice. Adesso però andiamo sulla nostra cucina a realizzare questo ben di Dio. Ora ho acceso il fornello a fiamma moderata, metto l'acqua. Metto lo zucchero, vado a mescolare e aspetto che si sciogli bene lo zucchero. Intanto io non ho acceso però questa pentola, guardate, questo servirà dopo quando saranno asciugate le nostre scorze candite, perché dovremmo formare i fiammiferini, no? A metà arancio candito, a metà scorzetta, e li guarniremo con del cioccolato fondente, ma questo dopo, molto dopo. Allora, andiamo a sciogliere il nostro zucchero. Ecco, è arrivato a una leggera bollitura e adesso andiamo a mettere le nostre scorze. Poi mescoliamo e mescolando ogni tanto dobbiamo cuocere per circa 30 minuti. Però vedete che si deve proprio ridurre, lo sciroppo si deve ridurre e deve diventare bello lucido. Poi, naturalmente, nel corso della cottura io vi farò vedere. Allora, mi raccomando, una mezz'oretta. Vedete? Si è quasi asciugata tutta l'acqua con lo zucchero. Quindi adesso passa alla Caramellizzazione. caramellizzazione. E vabbè. Sono quasi pronte. Aspettiamo che... Guardate, c'è ancora un altro po' di liquido. E poi sono pronte. Basta, io adesso spengo, vedete? Tutto il liquido è andato via, si è prosciugato tutto. Spengo e come vedete sono belle lucide. Allora io che faccio adesso? Le prendo con una pinza e me le vado a mettere tutte su un vassoio ricoperto da carta forno. Ecco, queste adesso le andiamo ad asciugare, le facciamo asciugare per 4-5 ore. Aspettate, me ne prendo di più e me le sistemo qua. Ecco, le mettete una accanto all'altra, le fate asciugare 4-5 ore e poi che facciamo dopo? Dobbiamo sciogliere questa cioccolata a bagnomaria, le inzuppiamo a metà. E sembreranno veramente dei fiammiferini, quindi io vado a finire tutto di riempire qua
e poi ci vediamo dopo 3, 4, 5 ore. Allora, guardate come sono belle. Dopo qualche ora, guardate, faccio con le mani, guardate, vedete? Vedete, si sono indurite, caramellate benissimo. Allora, io che faccio? Intanto ho sciolto, guardate, la cioccolata a bagnomaria. Quanto basta? Io per adesso ho fatto questa, poi se mi occorre ne faccio altra. Guardate, guardate, vi faccio vedere una cosa. Che bontà, mamma mia, la Lorena proprio. Non vi dico, la Lorena adora la cioccolata, proprio. Stava vicino alla pentola, girava e stava così a guardarla e io avevo paura proprio che prendeva il cucchiaio e mangiava perché ho detto mi No, non l'avrei serve. fatto per la dieta. Ma per la dieta, eh sì, proprio la dieta. Altrimenti lei adora il cioccolato, tutto ciò che è di cioccolata. Allora, adesso io faccio così, guardate, me li sposto un attimo. Anche perché, guardate, neanche la carta si è sporcata, sono venuti una meraviglia. Vado a prenderne, per esempio, ne prendo uno. Ho messo un po' di lato la pentola, però se avete occasione, meglio ancora, guardate, io vado a infilzarlo. Infilzarlo. Infilzarlo, come devo dire? Inzupparlo. Zupparlo. Inzupparlo, va bene. Ecco, lascio colare l'eccesso di cioccolato e lo vado a sistemare qua sopra. Voi immaginate un poco quando asciugherà la bontà di questi fiammiferini, fiammiferini tanto per dire, mamma mia, allora io vado a fare un altro, eccolo qua, lo faccio colare, intanto me ne faccio un altro ancora e poi magari gli altri me li faccio tutti da sola e poi vi faccio vedere il finale, ecco, li vado ad adagiare qua sopra. Vado a fare tutti gli altri e poi con le mani di cioccolata e poi andremo a degustare questa meraviglia di Dio. Allora voglio farvi rivedere un attimo, guardate come vedete, alcuni sono già, guardate, si sono già asciugati e io li ho spostati per fare spazio per gli altri. Sono la fine del mondo, però l'assaggio non lo possiamo fare ancora perché gli ultimi devono asciugare e poi dobbiamo degustare. A dopo! Con grande soddisfazione vi faccio vedere come sono venuti. Io sinceramente sono veramente contenta, contenta e felice. La Lorena sta facendo una carrellata proprio sui fiammiferini di cioccolato, una meraviglia. Allora, andiamo. L'Alice che tossisce. Allora, vado ad assaggiare. Guardate, uno spettacolo. Mamma, ma che bontà! Aspettate. Allora, non so se si vede, Lorena. Si riesce a vedere? Più Allora, o meno. c'è il croccante fuori della cioccolata e dentro si sente l'arancio come una specie di gelatina. Ma buono, ma buono! Sono proprio contenta. Allora, torniamo a noi. Questa bella ricetta, semplice, veloce. Tanto il tempo la posa dello sciacquare, di metterla a bagno, non è che dobbiamo stare dietro. Allora, dicevo, durano tantissimo. Il problema è solo uno. Che non durano, che si consumano molto, molto prima del previsto. Questi li potete tenere in dispensa per 6-7 mesi, state tranquilli che durano tantissimo, perché c'è molto zucchero e quindi mantengono. Allora, che dire? Potete decorare torte, potete decorare cannoli, potete decorare ciò che volete, i Panettone, gelati, cosa? panettone Il pure. panettone, potete fare ciò che volete con questi canditi o semplicemente metterli sulla vostra tavola a Natale, a Capodanno e sia tutto l'anno. Ho fatto pure rima, eh? Allora, non so, io ho finito, spero tanto che questa semplice ricetta voi la facciate, fatela per Natale. Vedete, con la tovaglia rossa la mettete sul vostro tavolo dei dolci, quando arrivate ai dolci, al dessert, e Alice,
Alice sta facendo in modo da farsi sentire e sta facendo la tosse più forte perché si vuole fare sentire. Non le dico niente perché sennò vuoi dire, lo so già che mi dice, ma dice no mamma non è vero, perché lei sta facendo apposta la tosse per farsi sentire. Va bene, saluto anche la mia principessa Alice che mi sta ascoltando dall'altra stanza, che sta facendo i compiti, che sta facendo finta di tossire. Va bene, allora io con questo vi lascio e cara Lucia, spero che la ricetta e la questa questa ricetta dedicata a te ti sia piaciuta. Un augurio a tutte le Lucie, come ho detto prima, e un grazie a tutti di vero cuore. Mi raccomando, questa ricetta fatela a Natale perché davvero fate una bella figura, anche da portare se siete ospiti o se avete ospiti. Con questo vi saluto, vi do appuntamento a domani come sempre e vi do un abbraccio grande grande. Ciao a tutti da Rizzana Mani in Pasta.